Caro diario, oggi trascorreremo la prima giornata completa in carcere. Nel pomeriggio, verso le 16:15, siamo partiti dall'istituto per dirigerci per la prima volta nell'IPM. Eravamo tutti molto agitati, avevamo paura di come si sarebbero presentati i ragazzi, ma contenti di iniziare questa esperienza. Dal 16 al 29 agosto, un gruppo di 14 persone abbiamo vissuto l'esperienza in IPM a Nisida. È stata frutto di un cammino, il RESAP, dove abbiamo avuto modo di affrontare varie tematiche come il disagio giovanile o ancora il tema della legalità. L'IPM è l'istituto penale minorile in cui si trovano ragazzi che hanno un'età compresa tra i 14 e i 25 anni, che hanno commesso dei reati e che scontano qui la loro pena. È un po' paradossale che in un contesto così bello come quello dell'isola di Nisida, con il mare attorno, con un paesaggio così bello, la difficoltà era proprio rivedere quella stessa bellezza e portarla dentro le mura del carcere e scoprirla all'interno del cuore dei ragazzi che ogni giorno incontravamo. Entrati, ci hanno diretto verso il primo reparto, dove arrivano i ragazzi dopo un primo periodo di prova. Questo sarà il nostro campo. I ragazzi all'inizio erano un po' diffidenti, se ne stavano sempre sulla loro. Magari nascondevano l'imbarazzo dietro una stretta di mano, oppure con la loro spavalderia, prendendoci in giro, andandoci a toccare nei nostri punti deboli. Però man mano tutto questo è cambiato. Anche in base a ciò che loro preferivano fare, organizzavamo una partita di carte, un torneo, giochi comunque semplici attraverso i quali i ragazzi avevano modo proprio di dialogare con noi, di divertirsi e di avere un attimo di spensieratezza. Le nostre giornate iniziavano così. Dopo la celebrazione eucaristica, ascoltavamo la parola di Dio e ci soffermavamo su alcune parole che avrebbero guidato la nostra giornata. Andavamo in IPM e poi, al ritorno a casa, cominciavamo a raccogliere i frutti della nostra esperienza missionaria, perché ci rendevamo conto che, dopo aver cercato di curare le grandi fragilità dei ragazzi, il Signore faceva uscire dentro di noi le nostre piccole fragilità e quindi ci accorgevamo di essere chiamati a prendere davvero sul serio la nostra vita, a prenderla in mano e a indirizzarla dove il Signore voleva. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori di noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Sì, invisibile. Come il bene che cerchiamo di donare loro. O meglio, come il bene che silenziosamente stanno donando a noi. Piano piano, i pezzi di questo puzzle si stanno mettendo al posto giusto.